La nomina del direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Udine De Monte a capo della sala operativa per le emergenze, nomina che ha bloccato un concorso già avviato, e la mancata vaccinazione dello stesso De Monte sono diventati un caso politico che oggi è stato affrontato in Consiglio regionale in un'audizione in commissione. Non sono mancati distinguo e polemiche. Alessandra Zigaina. Cominciamo dall'ultimo che ha preso la parola, l'assessore Riccardi. Io e De Monte, chiarisce, siamo politicamente lontani anni luce. De Monte aggiunge: non è una scelta mia né della giunta, ma dell'azienda Zero, quella che coordina la sanità regionale, in particolare del direttore Giuseppe Tonutti. E lui a spiegare in aula di avere visto nell'anestesista che conosce da anni e gode della sua fiducia la persona in grado di far funzionare un sistema, quello dell'emergenza, che adesso non funziona come dovrebbe. Una persona capace di stabilire relazioni con chi lavora nei territori. Perché allora è stato chiesto bandire un concorso per poi sospenderlo? Perché, ha risposto Tonutti, quando si è posto il problema di coprire quell'incarico, non sapevo ancora della disponibilità di De Monte. Quanto alla nomina senza passare per il concorso, ha affermato ancora il dirigente, è prassi prevista dalla legge 27 del 2018. E poi c'è la storia della mancata vaccinazione, sulla quale incalzano i consiglieri di opposizione, dal PD Cosolini al 5 Stelle USAI, da Zalucar del gruppo misto a Centis dei cittadini, che vede nel rimandare il vaccino da parte di De Monte un messaggio pericolosissimo per i sanitari ancora in dubbio. Non è chiaro, anche per ragioni di privacy, quale sia la malattia che impedisce per ora a De Monte di vaccinarsi. La legge consente ai medici di evitare in certi casi particolari la vaccinazione, ma chi ha certificato che De Monte rientra in questa fattispecie non è emerso dal dibattito. Queste le rassicurazioni di Tonutti. Non ha mai detto che non la vuole fare, non è un Novax, non è mai stato un Novax, non è questo il motivo per il quale siamo andati sulla scelta De Monte. Però andare a lavorare alla SORES, dove non hai il contatto diretto con i pazienti, è una situazione decisamente più protetta rispetto a quella attuale di una figura che sta differendo la vaccinazione per motivi di salute.